tiro in porta, purtroppo quel tiro in porta però ci hanno fatto gol, è una cosa che va evitata. Però rimane, insomma, rimane la cosa buona che abbiamo, siamo riusciti a raggiungere il pareggio che per come si era messa qua non era facile come si vedeva. Un punto guadagnato, con rammarico ma guadagnato, e ora bisogna guardare già ad oggi pomeriggio alla partita di sabato, che è una partita che non bisogna sbagliare, perché in casa bisogna cercare di vincere tutte e poi fuori lo stesso, però se arriva un pareggio, insomma, va accettato il pareggio. Il rigore, lo volevi veramente tirare tu? Hai preso la palla in mano? Qualcuno che ha seguito la diretta sul canale 50 ha visto anche delle immagini con Iori, che ti ha detto qualcosa, chiariamo. No, il rigore, insomma, l'ho conquistato, sono andato sulla palla e chiaramente penso che il rigorista dopo Alma fosse stato Manuel. Ho chiesto se potevo calciarlo, lui mi ha detto che se me la sentivo lo potevo fare tranquillamente. Ho preso la palla, sono stato sul dischetto e purtroppo però non è andata come volevo. Quindi, allora c'è stato questo, diciamo, colloquio tra te e Iori? Sì, ma è stato un colloquio tranquillo, nel senso, Manuel mi ha detto se te la senti calcialo pure. Io ho detto che ero convinto, insomma, di andare sul dischetto e segnare, purtroppo però non è andata così. Bravo il portiere del Gubbio, oppure ha sbagliato Andrea Righi? No, ha sbagliato pieno Andrea Righi. Bravo è stato nelle altre circostanze, insomma, sul primo e soprattutto sul miracolo che mi ha fatto, meno male che poi c'è stato Moreno che ha fatto il tapin, perché era bravo nelle altre circostanze, ma il rigore è colpa di Andrea Righi e basta. Tra l'altro mi è sembrato proprio un duello personale tra te e il portiere Iannarilli, tra l'altro ho visto al 94esimo, dopo che il direttore di gara ha finito la fine, hai avuto anche qualcosa da dirgli, ho visto le immagini, sei andato verso lui. No, io lo conoscevo di già quando era a Salerno, insomma, ci siamo incontrati tante volte, no? Ho avuto un piccolo screzzo perché lui perdeva tempo, giustamente faceva il suo, io però insomma non mi è andata giù bene, poi però a fine partita ci siamo chiariti, è stato un piccolo screzzo nei minuti finali. La notizia di Caponi è una notizia che sta circolando ormai da giorni, l'avrete sentita, lo chiedo a te perché insomma conoscerai molto bene questo giocatore, sembra da quel che si dice che proprio in questo momento è arrivato un messaggio all'addetto stampa del Pisa Riccardo Silvestri, proprio mentre ti stiamo intervistando, Caponi è ufficialmente un nuovo giocatore del Pisa. Fa piacere, insomma, io ho avuto modo di giocarci insieme 3 anni, quindi conosco che sia il tipo di giocatore sia la persona che è fuori dal campo. Sarà un calciatore, insomma, che verrà qui, ci darà una grossa mano, giustamente ci metterà la giusta cattiveria che serve per guadagnarsi un posto e per dare una mano al gruppo che ha bisogno di vincere questo campionato. Quando usi la parola cattiveria è perché questo giocatore, come molti dicono, fa dell'agonismo, del recupero palla, le sue doti migliori? No, ha la caratteristica, insomma, di aggredire, di mettere la giusta cattiveria, non leva mai il piede, insomma, è un bel incontrista, insomma, è un cane rognoso, come si dice, fa la sua caratteristica e l'aggressività. Quindi è un giocatore che ci darà una grossa mano, che si metterà a disposizione del gruppo, che come ho detto io 2 settimane e mezzo fa, insomma, entrerà un gruppo che è già fuori. E dato che il fioretto in tanti elementi di questa rosa c'era già, forse qualcuno con la clava occorreva. No. Nel senso che uno, insomma, che quando entra entra. Sì, no, sicuramente. Uno che la gamba non la leva mai. Quello, anzi, quando si fa sentire spesso. Generoso, uno che insomma, fino alla fine lotta. Dal primo al 90esimo corre e lotta per la squadra. Quindi è un giocatore che sono convinto che ci darà una grossa mano. Certo, adesso insomma l'etichetta di super favorita, anche se è scomoda come etichetta, ma non me la può togliere niente di nessuno, visti anche gli ultimi arrivi di gennaio, non dimentichiamo Floriano, non dimentichiamo Ricciardi. No, è vero, il presidente ha fatto degli acquisti importanti e su un gruppo che era già molto importante già dall'inizio della preparazione di quest'anno, e ora, tra virgolette, non abbiamo più scuse, in campo ci andiamo noi, dobbiamo dimostrare al presidente, alla società e a tutti voi, insomma, a questa piazza che meritiamo di vincere questo campionato, e i risultati devono arrivare, quindi arrivano se in campo ci mette giusta cattiveria, se giochiamo come sappiamo. Quindi speriamo già da sabato di far vedere alla piazza e a questi tifosi che di che passa siamo fatti. Andrea, vi do una notizia al volo, sto per mettere il clamoroso, però ufficiale Caponi, no. Fino a...